Vincenzo Feula conosce bene il campionato di Serie D per averlo vinto e per averlo vissuto da tecnico sulla panchina dell'Aprilia fino a qualche mese fa. Poi l'esonero. Feula, anche se da lontano, continua a seguire lo svolgimento delle ostilità con delle convinzioni che riguardano proprio l'Avellino. Secondo me sta ancora tutto aperto il campionato. Per me la grande sorpresa è la Lusei, perché non mi aspettavo che mantenesse fino alla fine, però a questo punto lo sta meritando sul campo. Io però dico, secondo me ancora la grande favorita è sempre l'Avellino, perché mancano ancora diverse partite. I 7 punti possono essere troppi, come possono essere pochi, perché ci sono ancora tanti scontri diretti. E soprattutto questo è un girone dove nulla è scontato, nulla è di certo, perciò io penso che l'Avellino possa inserirsi in questo discorso di promozione, anche se io penso che l'Avellino doveva fare qualcosina in più. Il tecnico pare avere un dente decisamente avvelenato, poche le possibilità di movimento quando sedeva sulla panchina dell'Aprilia che gli hanno impedito di lavorare con serenità e in prospettiva. Questa è una squadra che hanno fatto mercato, hanno preso 3 o 4 giovani forti, quello che non ha fatto la Marina. La squadra ha fatto mercato, ma io questo, secondo me, non dovevano arrivare a fare mercato a gennaio, il mercato lo dovevano fare a giugno, perché l'Avellino, non scherziamo, l'Avellino oggi in Serie D è come il Bari. L'Avellino è stato costruito e ha fatto mercato in 2 tempi. E poi l'allenatore in precedenza aveva avuto la possibilità di fare mercato anche se il 20 agosto. Il sottoscritto non ha fatto mercato niente, non ha preso un solo giocatore. E poi con i nomi non si vince. Questo è un campionato che si vince non con i nomi, ma con giovani, con giocatori che corrono, con giocatori che vogliono, che hanno fame, che hanno voglia di correre e di mettersi in evidenza. Io ci tengo questo a precisare, perché io mi assumo la responsabilità di tutto, però io il mercato non l'ho fatto né a dicembre né a giugno, e ho trovato una squadra forte sulla carta, però come nomi, ma non come squadra. Vince il campionato chi ha giovani di valore e non chi ha nomi altisonanti tra le sue fila. Feola ne è convinto. In piazze importanti, e l'ho vinti con squadre che avevano anche il nome, ma avevano voglia, corsa, determinazione, e poi avevamo i giovani forti. Questo è un campionato a parte, perché questo è un campionato più difficile di tutti i campionati, perché ne vince uno solo. Allora, quando vince uno solo, il secondo è il primo dei perdenti, perciò è come se avesse fallito. Perciò questo è un campionato molto, molto, molto difficile.